salite sulla DeLorean 88 km/h, proiettatevi nell'Ottocento e leggete questo libro. Ciao readers, come state? Spero tutto bene. Bentornati, bentornate oppure benvenuti o benvenute se siete nuovi o nuove sul canalino. Prima di cominciare vi chiedo scusa se oggi sarò un pochettino più spenta rispetto al solito, ma sono stata poco bene questi giorni, ora sta passando, però ecco, non sono al 100% della forma, però questo video andava registrato perché altrimenti non mi combaciava più tutta la stesura dei vari appuntamenti settimanali, perché non so se lo sapete, ma programmo tutti quanti i video che voi poi vedete la domenica. Per esempio questo lo sto registrando il 28 di giugno e probabilmente voi lo state guardando a fine luglio. Quindi ecco, abbiate pazienza, ma ecco, non sarò al 100%, ma vi parlerò comunque di un gran bel libro, ovvero Magia di un amore di Lisa Kleypas. E come sempre, prima di ascoltare le mie impressioni, andiamo a sentire di cosa parla la trama. Lady Eileen Marsden è stata cresciuta con uno scopo: concludere un matrimonio vantaggioso con un membro della propria classe sociale. Invece, si è donata a John McKenna, uno stalliere. Una trasgressione imperdonabile, al punto che, per proteggere John dall'ira paterna, Aline gli fa credere di volerlo respingere a causa della sua umile condizione. Così, il giovane viene cacciato dalla proprietà e lei confinata in campagna, lontana dalla vita londinese. Trascorsi 10 anni, l'ex stalliere ha fatto fortuna ed è tornato più ardito e affascinante di prima per vendicarsi della donna che gli ha infranto il cuore. Ma tra loro la magia è immutata e John dovrà decidere se portare a termine il suo piano o rischiare tutto per quell'unico vero amore. Questo l'ho acquistato al Salone di Torino, vi lascio qua il vlog. In copertina flessibile, sono 252 pagine e nuovo costa 12,90€. Probabilmente già dalla trama avete intuito che si tratta di un Regency. Ultimamente ho il periodo Regency, non so perché, forse per l'arrivo della bella stagione, ho voglia di qualcosina di un pochettino più leggero, quelle cose tranquille da film. E dunque è un Regency, ovvero ambientato a Londra nei periodi dei primi dell'Ottocento, i primi anni dell'Ottocento. E vi faccio subito un content warning, perché è una cosa che neanch'io mi aspettavo, neanch'io sapevo di questo libro, quindi ve lo dico subito. Occhio, perché se non vi piacciono, se vi danno fastidio, ci sono tante, tante scene spicy, tante scene hot, descritte in maniera, diciamo, poetica, ma sono descritte, quindi se siete particolarmente sensibili, se i libri con troppo spicy non vi piacciono, occhio, perché non compongono la maggior parte del testo, ma ci sono anche qui delle parti spicy. A volte mi hanno annoiata, devo dire la verità, quindi partiamo subito con una cosa che non mi è piaciuta, non era nei programmi, ma non mi scrivo mai prima le recensioni, infatti a volte si sente e si vede. Alcune parti spicy, no che non mi sono piaciute, però mi sono detta, vabbè, ho capito, andiamo avanti, cioè, non perché queste cose mi imbarazzino, però ecco, secondo me dopo un po' stancano, come per esempio mi ha anche un pochettino a volte stancato il fatto che lei, la protagonista, ripeta ogni volta quanto sia bello questo stalliere, cioè ho capito, andiamo avanti. Comunque, la maggior parte della narrazione è dal punto di vista di Aline, questa protagonista un po' particolare, devo dire la verità, perché all'inizio non simpatizzavo per lei, devo dire la verità, non la sopportavo proprio, ma piano piano, grazie al cielo, ecco il primo elemento positivo di questo libro, ho trovato una bellissima evoluzione del personaggio. Come abbiamo sentito dalla trama, Aline e questo fantomatico stalliere McKenna si ritrovano dopo 10 anni ed entrambi a modo loro sono cresciuti, e questo si evince tanto anche dal proseguo della storia.
tanto che Aline subirà anche un trauma che ovviamente non vi dirò, che la segnerà nel profondo, cambierà il suo punto di vista. Quindi ecco, il mio suggerimento è, se non simpatizzate Aline all'inizio, resistete, perché poi diventerà un gran bel personaggio. Non soltanto Aline evolve, ma anche e soprattutto McKenna. McKenna è all'inizio anche lui non è che mi piaceva. Devo dire che all'inizio questo libro non è che mi ispirasse così tanto, poi dopo sono contenta di aver proseguito la lettura, perché è veramente molto molto carino. Gli ho dato 4,5 su 5 per via di quelle parti un po' troppo spicy che non mi sono piaciute. Dicevo, McKenna personaggione, perché all'inizio vediamo appunto questo stalliere maltrattato da tutti, poveraccio, con un passato devastante, tragico, triste, ma che dopo 10 anni lo ritroviamo un uomo tutto d'un pezzo, che si è tirato sulle maniche, che ha faticato. È forse il personaggio maschile della storia che mi è piaciuto di più. Uno, perché è molto schietto, cosa che per la società dell'epoca era uno scandalo, no? Era un po' grezzo, ecco, diciamo così, cioè se dicevi le cose brutte che ti passavano per la testa non andava bene. Lui è molto diretto, ottiene sempre quello che vuole, altra cosa che nel bene e nel male mi è piaciuta, e esattamente come Aline ha una incredibile evoluzione verso la fine, ma non vi dirò altro perché sennò potrei cadere in brutti spoiler. Lei è chiaramente la protagonista, ma a volte ci sono anche delle parti in cui a parlare, tra 300 virgolette perché è scritto in terza persona, sarà McKenna, lo stalliere, e la sorella di Aline, Olivia, detta Livia, e continuerò a chiamarla Livia per il resto della recensione. Una Livia che è completamente diversa dalla sorella da un certo punto di vista, e anche lei è stata costretta a lasciare la bella vita, la società londinese dell'epoca, anche lei per un trauma. Quindi da questo cosa capiamo? Che se all'apparenza sembra un libro leggero, e magari all'inizio lo è anche, andando avanti vi assicuro che ci saranno delle tematiche abbastanza forti. Cioè, non forti a livello traumatico, però si capisce tanto che questi 10 anni non sono passati solo sulla carta, ma anche proprio all'interno dei personaggi, ed è una cosa che, vi ripeto, ho apprezzato tantissimo. Livia e Aline sono un po' la medaglia dell'amore con due facce completamente diverse, perché diciamo che Aline vive l'amore in modo molto passionale, focoso, a volte neanche ci ragiona su e si butta proprio tra le braccia di McKenna, e nonostante abbia alcuni ripensamenti. Invece Livia, con cui ho simpatizzato perché a livello caratteriale l'ho vista molto simile a me, Livia è molto più razionale, no? Lei sì, vive un amore, ma lo vive non solo col cuore ma anche con la testa. E ho apprezzato molto di più il personaggio di Livia. Altra cosa di cui bisogna tenere conto, stiamo parlando di, come abbiamo detto all'inizio, un Regency. Quindi a volte gli atteggiamenti delle donne e soprattutto degli uomini in confronti delle donne non saranno mai chiaramente paragonabili a qualcosa di moderno. Tenete conto che all'epoca le donne venivano usate, senza mezzi termini, venivano usate per procreare, badare alla casa, fare tutte quelle cose inutili secondo gli uomini, come per esempio appunto fare la spesa, che poi neanche, perché molte donne avevano anche la servitù, oppure ricamare, leggere libri, oh mio Dio, che cosa da donne leggere libri. Quindi capitemi che a volte ci saranno anche questo tipo di discorsi, ma affrontatelo, cioè proiettatevi con salite sulla DeLorean 88 km/h, proiettatevi nell'Ottocento e leggete questo libro. Ci sono anche due personaggi secondari veramente molto interessanti. Uno è il fratello delle ragazze, il fratello maggiore delle ragazze, che farà un po' le veci del loro padre, seppur in modo un pochettino più morbido. Ma quello che dei due, perché vi ho detto due personaggi secondari, che mi è piaciuto veramente molto, poverino, ho empatizzato tantissimo con il suo dolore da un certo punto di vista, è il migliore amico di Aline, Adam, che è un personaggio veramente poliedrico e estremamente fragile. Lui è tutto ciò
che un uomo dell'Ottocento non avrebbe mai dovuto essere e si deve sforzare per sembrarlo. Un personaggio veramente interessante e devo ammettere che mi dispiace che non sia stato approfondito un po', però so che questo libro, nonostante sia autoconclusivo, è anche il primo di una serie, quindi sono indecisa se proseguirla o meno, perché vi ripeto, questo è autoconclusivo, si chiudono tutti i vari cerchi, fatta eccezione magari appunto dei personaggi secondari. Ecco, non lo so, ma se dovessi leggere anche il secondo, sicuramente ve lo farò sapere. Altra cosa splendida, ma se mi seguite da un po' dovreste ormai averlo intuito, sono le ambientazioni. Le ambientazioni Regency, nel loro bene e nel loro male, a me piacciono tantissimo. In questo caso, però, a differenza di altri, non viene mai descritto il male di questo periodo, nel senso viene mostrata una cosa molto tranquilla, tra virgolette spensierata, come per esempio gli uomini che vanno a caccia, le donne che prendono il tè, queste cose che sai che non sono esistite, o meglio sono esistite ma non in maniera così perfetta, però ti illudi che sia così e va bene lo stesso. C'è una piccola parte che riguarda il trauma di Aline che sì, ok, è negativa, però non riguarda proprio l'ambientazione Regency. E una cosa che mi ha interessato tanto e che ammetto nella mia più totale ignoranza non sapevo, si inizia a parlare di locomotive ed è stato fighissimo, cioè davvero sono andata addirittura a cercarmi poi su internet se fosse vera questa cosa, perché sono un po' pignola, devo ammetterlo, da questo punto di vista sono molto pignola è stato anche un arricchimento storico, per cui ringrazio l'autrice perché è stato veramente molto molto interessante. Lo so, passerò da ignorante con questa cosa, ma ho voluto dirvela lo stesso. Quindi, quali sono gli ingredienti principali? Romanticismo, perché tanto c'è, crescita e, vi ripeto, attenzione, c'è dello spicy, ci sono delle scene hot, quindi occhio, mi raccomando. Ve lo consiglio se volete iniziare a leggere Regency, sì, però fate anche attenzione a questi content warning, come dicono i giovani, a questi contenuti un po' particolari, perché, ripeto, ci sono. Ma se cercate una storia molto romantica, con appunto quelle cose che vi fanno sognare, che vi trasportano completamente in un altro mondo, ecco, leggetevelo, sono sicura che non ve ne pentirete. Come vi ho detto all'inizio, adesso ho il periodo Regency, forse perché con l'estate appunto ho bisogno di qualcosa di leggero e quindi eccolo qui. E questa era la recensione di Magia di un amore. Mi raccomando, non sottovalutateli questi libri, perché se dalla trama sembrano molto semplici, molto frivoli, in realtà poi il contenuto dimostra che non lo sono affatto. Quindi dategli un'occasione, sono sicura che non ve ne pentirete. Fatemi sapere se lo conoscevate già, se vi ispira tutto quanto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canalino, suonate la campanellina degli avvisi per ricevere tutte le varie notifiche, anche se ultimamente YouTube fa un po' come gli pare, ma lo ha sempre fatto, quindi pazienza. E niente, vi ringrazio per aver passato una piccola parte della vostra domenica con me e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video che non so di cosa tratterà, ma sono sicura che lo registrerò. Ciao ciao!